allora una brevissima preparazione al sacramento della riconciliazione. Credo che già questi giorni siano serviti perché abbiamo affrontato tanti temi che possono essere anche motivo di esame di coscienza. Voglio brevemente dire qualche altra cosa e poi fare una preparazione così al sacramento. Prima di tutto continuiamo, completiamo un po' l'esame di coscienza, anche con i 10 comandamenti ci possono servire. Sono stato sempre fedele al Signore, ho creduto sempre nel suo amore, non mi sono a volte allontanato con la superstizione, per esempio. Ho accusato il Signore ingiustamente, perché la bestemmia non è solo dire una parola contro il Signore, ma ho usato delle espressioni o ribellione, ho avuto ribellione verso il Signore. Ho santificato sempre la festa. Ho onorato i miei genitori, li ho amati o li ho disprezzati. Ho odiato qualcuno, ho avuto rancore. Ho praticato l'aborto. L'ho confessato. Cioè ci chiama a vivere nella purezza. Ho sempre vissuto nella purezza, ho usato il mio corpo manipolandolo, non secondo la volontà del Signore. Come sotto impuri, masturbazione, rapporti prematrimoniali, adulterio. Ho fatto discorsi volgari, ho visto film volgari, ho tentato in questo campo altre persone. Sono stato attaccato al denaro, ho fatto imbrogli nel lavoro, ho frodato nelle tasse, ho calunniato altre persone. Sono lasciato andare a pensieri impuri. Ho avuto invidia dei fratelli, li ho giudicati, li ho condannati. Come gestisco il mio tempo? Ho usato il mio tempo per cercare il Signore, per amare i fratelli, o ho sprecato tanto tempo davanti al televisore, in chiacchiere inutili. Do al Signore i doni che Lui mi ha dato. Nel servizio dei fratelli. Aspetto ricompense per quello che faccio. Cioè mi dice che come gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente devo dare. Mi sono fermato in certi compiti, in certi ministeri che il Signore mi ha affidato perché non ho ricevuto la ricompensa umana. Ho creduto nel suo amore sempre. Cioè ti ringraziamo perché tu vuoi che noi purifichiamo il nostro cuore. Questo esame di coscienza ci serve per mostrare a te la nostra malattia perché possiamo ricevere da te la medicina del tuo perdono, Signore. Che tu ci possa lavare, Signore, nel tuo sangue. Vogliamo restituirti, Signore, tutte le nostre debolezze, tutti i nostri peccati, te li vogliamo dare, perché tu ci possa rinnovare con la tua grazia. Ecco, oggi vogliamo fare l'esperienza del figlio del prodigo, vogliamo tornare al Signore. Abbiamo cercato la felicità lontana da Lui, abbiamo trovato la noia e le catene. Ho trovato la solitudine, l'angoscia. Pensavamo che lontano dal Signore potessimo trovare la piena felicità, abbiamo trovato la piena disperazione, il fallimento. Siamo rimasti soli, affamati di amore. In questa liturgia vogliamo essere proprio questo figlio il prodigo che torna dal Padre. Il Padre ci vede da lontano e corre incontro a noi, ci vuole abbracciare. Quindi cosa dobbiamo fare? Alzarci, andare verso di Lui e ricevere questa misericordia infinita. Lui vuole ridarci la veste nuova, la nebbia ardita, vuole restituirci la figliolanza che abbiamo perduto, la dignità che abbiamo perduto. Ecco, ci darà una piccola immagine che ora vedremo. Ecco, questa immagine ci aiuta a rivederci in questo abbraccio del Padre. Noi siamo questi figli sporchi, laceri, feriti, col capo rasato in segno di schiavitù, perché il peccato è schiavitù. Siamo stanchi e l'unica cosa che possiamo fare è tornare dal Padre per essere da Lui abbracciati, perché da Lui possiamo restituire a Lui i doni che ci aveva fatto, avevamo perduto, perché da Lui possiamo ritrovare la forza. Guardiamo questa immagine e vediamo in questa immagine la presenza del Padre che vuole abbracciarci. Vuole ridarci tutto il suo amore. Questo figlio è sprofondato nel petto del padre. Questo padre lo
lo abbraccia con tutte le sue forze. Queste mani che indicano la forza e la tenerezza, come la madre, con una mano di madre tenera, con la mano di un padre forte. Così è l'amore di Dio, forte e tenero. Il Signore ti ha aspettato fino a questo momento perché vuole che tu faccia esperienza del suo amore. Il sacramento della riconciliazione è un sacramento di guarigione potente, un sacramento potentissimo. Il Signore ci guarisce profondamente. L'unica cosa che dobbiamo fare è andare da Lui, dire qual è il nostro peccato, dirlo senza paura, e poi ricevere da Lui il perdono e la pace. È venuto proprio per ognuno di noi il Signore. Ma questo è un momento di grazia, uno dei momenti più importanti di questa settimana, che dobbiamo vivere con questa fiducia illimitata. Abbiamo parlato di amore di Dio, ora ne faremo esperienza. Ma chiederemo al Signore che noi possiamo essere questi figli stanchi, laceri, che ritrovano il Padre. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo perché vogliamo tornare veramente da te. Abbiamo cercato ovunque la gioia che non abbiamo trovato. Eravamo con te, ci sembrava tutto scontato, tutto dovuto, ma quando ci siamo allontanati da te abbiamo perduto tutto, Signore. Vogliamo tornare da te, Signore. Vogliamo tornare nella casa tua, Signore, dove c'hai tutta l'abbondanza. Vogliamo dirti, Signore, che abbiamo peccato contro di te, Signore, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi non l'ho fatto. Chi rimane in mezzo in Lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Cioè ci chiama a rimanere nel suo amore. Lui ci ama e noi dobbiamo rimanere in questo amore infinito per portare frutto, frutto che rimanga. La scelta è fra portare frutto, molto frutto, o non portare niente. Se rimaniamo in Gesù, porteremo molto frutto. Se ci stacchiamo da Lui, siamo una canna sbattuta dal vento. Potremo fare solo rumore. Siamo bravi a fare rumore, siamo bravi a parlare, a dire. Come quel fico che Gesù cercò, il frutto trova solo foglie. Se siamo senza Gesù, potremo dire tante cose, ma non porteremo nessun frutto. Il Signore ci chiama a essere veramente Suoi discepoli. È bello che Gesù ci dice, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Non vuole che noi siamo sterili, vuole che portiamo molto frutto. Ma per portare molto frutto dobbiamo rimanere radicati in Gesù. Dobbiamo convertirci ogni giorno, dobbiamo amarlo, dobbiamo metterlo al centro della nostra vita, dobbiamo metterlo al primo posto, dobbiamo lasciarci amare ed amarlo. Dobbiamo gioire per la Sua presenza. Dobbiamo osservare la Sua parola, dobbiamo fare tutto quello che Lui ci chiama a fare. E questa sarà la nostra libertà. La libertà non è fare ciò che ci passa per la testa. Non è andare dietro la nostra emozione. Questa è la malattia di oggi. Sento una cosa e la faccio. Non la sento, non la faccio. E così andiamo fuori strada tante volte. Non si tratta qua di sentire, non si sente, si tratta di voler fare la volontà di Dio. Di seguire Gesù. Anche quando noi magari abbiamo altre idee, quando noi vorremmo fare altre cose. E saremo liberi se faremo la volontà di Dio, anche quando non ci sentiamo di farla. Saremo liberi se la faremo. E guardate, questo dipende da noi. Una cosa importante da dire è che tante volte noi stiamo male e ci sembra che la colpa è degli altri, giusto? Vero? La colpa è degli altri, la colpa è di questo, di quell'altro. Addirittura arriviamo a dire che la colpa è anche di Dio, pensate. E invece il Signore ci fa capire nella Sua parola, questo potete prendere dalla Genesi, dall'Apocalisse, che il Signore ci ha lasciati liberi. Sì, la nostra libertà è stata fiaccata dal peccato, ma siamo sempre liberi, siamo responsabili. E laddove vogliamo possiamo stendere la mano. Nell'acqua non ci fa male, ma se la mettiamo nel fuoco ci brucia. Davanti a noi ha posto il bene e il male. Dove vuoi stendere la mano? Allora dobbiamo veramente essere responsabili delle nostre azioni. Dobbiamo fare delle scelte. E le scelte si fanno, primo, scegliendo la verità, che è il Vangelo, secondo, volendo fare il bene, volendo fare quello che il Signore ci chiama, non lasciandoci seguire, guidare dal nostro istinto, sento, non sento. Oggi questa è la cultura di oggi. La cultura di oggi è la cultura dell'istinto, del sentimento, dell'emozione. Faccio una cosa, non la faccio, basta che la sento o non la sento. Allora un giorno faccio una cosa, l'indomani faccio l'opposto, poi un'altra. E perché lo fai? Perché lo senti. E invece il Signore ci chiama a fare delle scelte,
a essere responsabili delle nostre azioni, a far sì che possiamo seguire Lui. Se con l'aiuto dello Spirito fate morire le opere della carne, voi vivrete. Allora io posso sentire dentro di me chissà che cosa, ma se scelgo di fare la volontà di Dio, io mi salvo. A volte posso sentire anche delle cose negative, ma se faccio quello che il Signore mi chiama a fare, io mi salvo. Sapete la storia di Santa Teresa di Gesù Bambino? Santa Teresa di Gesù Bambino era una santa meravigliosa, aveva un amore per tutti, però c'era qualcuno delle sue consorelle che gli faceva antipatia, in modo particolare una consorella, gli faceva antipatia, non sappiamo perché, ma lei lo confessa, aveva un'antipatia. Però cosa faceva? Siccome non voleva lasciarsi vincere da questa antipatia, gli faceva tante cose, tanti atteggiamenti, la curava in modo speciale, cercava di manifestare un amore particolare, tanto che questa consorella credeva di essere la privilegiata. E questi sono i santi. I santi non sono persone che si lasciano guidare come noi spesso facciamo da quello che sento. Sento una cosa, la faccio. Non la sento, non la faccio. E tutta la nostra vita è questa, siamo come la bandiera al vento. Una volta a sinistra e poi a destra, poi a sinistra e poi a destra. Ma possiamo fare così? A fare delle scelte, dobbiamo seguire il Signore sul serio. Se ci dice una cosa, basta. Ma Signore, lo sai, in questo periodo veramente non mi sento. E cosa devi aspettare a sentirtela? L'unico nostro obiettivo è sapere la volontà di Dio e farla. Sentiamo, non sentiamo, non ha importanza. Quante volte non ci siamo sentiti di fare tante cose? Poi le abbiamo fatto e mentre le facevamo il Signore ci ha dato la grazia di farle. Se fosse... Per quello che sentiamo, tante volte non ci vorremmo neppure alzare, vero? Non vorremmo andare a lavorare, è chiaro. Tante volte voi mogli dici, ma oggi vorrei proprio non far niente a pranzo, giusto? E tanto preparate lo stesso. E così, se andassimo dietro a quello che sentiamo. Oggi è la cultura di oggi. E tanti psicologi, proprio commentavamo prima di iniziare la messa, incitano così, non al senso del dovere, come se il senso del dovere non fosse una cosa importante, ma quello che sei. Vai dove ti porta il cuore. È incredibile, perché ci sono tante persone che sbattono la testa al muro. Com'è possibile? È chiaro, se tu vai dove ti porta il cuore, siccome il cuore non ha occhi, sbatti. Chiaro. Ma dobbiamo cambiare questa cultura di morte. Questa è una cultura di morte. Questa è una cultura che porta alla distruzione. Per fortuna il Signore ci ha dato un'intelligenza, una volontà, una memoria. Ci ha dato tutte. I mezzi per fare quello che dobbiamo fare. C'è solo la sua parola che è verità. C'è solo la grazia per compiere la sua volontà. Basta. E se sento un'altra cosa, la faccio spegnere quest'altra cosa. E guardate, i sentimenti, lo sapete come sono? Come il fuoco. Il fuoco cosa fa? Se metti legna, accenderà sempre? Se butti l'acqua, cosa fa? E così sono i nostri sentimenti. Quando c'è un sentimento negativo, buttiamo acqua. E sì, si spegnerà. Però dobbiamo andare dietro a quello che sentiamo e proviamo. Dobbiamo andare dietro alla volontà di Dio. Che ascolta la mia parola, la mette in pratica, questo si salva. E solo la sua parola è vera. Se tu invocherai la sapienza, invocherai l'intelligenza, la prudenza, tu sarai saggio. E la sapienza viene da Dio. Non c'è altra sapienza. L'altra è la sapienza del mondo. Tanti psicologi veramente, io sono molto così, ma non in modo teorico, perché concretamente... Fanno morale senza credere alla morale, dicendo certe cose, vai, senti una cosa, falla, cose terribili, distruggono le persone, non credono alla morale e danno giudizi morali, pensando che siano cose scientifiche, quale cose scientifiche? L'unica cosa scientifica è il Vangelo, l'unica, se per scientifica si parla di verità, questo è il Vangelo, che ci rende liberi, solo Gesù sa come siamo fatti. E se siamo fedeli alla sua parola, noi ci realizzeremo pienamente, pienamente. I santi sono una testimonianza, San Benedetto, e tutti i santi sono una testimonianza di questa piena realizzazione. I santi non sono uomini a metà, donne a metà, sono pienamente uomini, pienamente donne. Questo è bene che ce lo sfatiamo, questa idea, perché a volte ci pensiamo, ma io faccio un cammino di fede, allora non vi fa che... Se tu cammini col Signore, tu sei una persona pienamente realizzata. Se tu cammini contro il Vangelo, tu sei una persona sconfitta anche come persona umana. Questa è la verità. Allora dobbiamo camminare così. Ma con tutto il cuore, con tutte le forze, dobbiamo amarlo. Dobbiamo mettere in pratica la sua parola. Allora saremo pienamente realizzati.